nostra, è un telefilm che ha puntate all'infinito, a quanto pare. E siamo alla quarta stagione, e qua io ho perso una stagione perché 3 o 4 non ho visto. No, 3 o 4 non li ho visti. Allora... Ma dormivi sempre lì sul divano, e lo sa. Ad ogni modo, ci sono le persone che prima va avanti, poi va indietro, poi si vedono, poi muoiono, poi si rivedono un'altra volta, muoiono, vivono, vanno avanti, indietro. No, lì c'hai ragione, perché è veramente un troppo avanti, come si può dire, vanno troppo, molto, è un po' complicato. Però logicamente bisogna stare molto sempre avanti e indietro, non possono andare sempre avanti, vanno indietro, poi ritornano, no. Poi rimangono ancora indietro. Ma è proprio lì il bello, è proprio lì il bello male. Di questo... Meno male che è bello, sì. Quello. Ma beh, certo, se tu dormi tutte le volte che... Ma se perdi qualche puntata, poi non capisci più niente. Oh, madonna, poi ti svegli là, cosa è successo? Scusa, già sono lì concentrata, devo stare lì così, con gli occhi dentro la televisione per seguire bene, e tu tutte le volte cosa è successo? Cerca di stare sveglio, no? Perché Enzo, questo è un telefilm americano, sono tutti speciali telefilm americani, fantascienza, di fantascienza che poi arriva nel futuro, è un po' del passato, è un po' del futuro, è un po' una catastrofe, insomma. Però comincia a stancare perché l'isola sparisce, poi ritornano indietro, poi fra poco la fanno rivedere. Ma sul giornale c'è scritto colpi di scena, e adesso vediamo un po' quando arriverà la nuova serie, non vedo l'ora. Ah, sì. Poi sai che Jack, il personaggio, si è sposato con un italiano? Adesso, siccome che lui gli piaceva molto il mare, ma sempre sul giornale, sui pettegolezzi, adesso vuole andare in montagna. Per forza, sempre sull'isola, Ci mancava anche.